Salve a tutti, sono Paola Altamura, sono un architetto e lavoro presso l'Università Sapienza di Roma e come progettista ho sviluppato un intervento realizzato in conformità con i CAM di un asilo nido realizzato per l'aeronautica militare a Grosseto e oggi lo abbiamo presentato come un esempio applicativo dei CAM edilizia che tra i primi in Italia ha compiuto già il suo processo edilizio completamente, quindi mostra come da un progetto a base di gara piuttosto semplificato si possa far salire la qualità del progetto, far crescere anche la complessità ambientale dell'edificio, rendendo il progetto più interessante dal punto di vista architettonico e più sostenibile dal punto di vista ambientale attraverso l'applicazione del decreto CAM, con complessità e difficoltà legate anche alle incertezze di queste prime applicazioni, ma con tanti vantaggi anche per la stazione appaltante e per noi progettisti, informati sotto il punto di vista ambientale, che troviamo finalmente la possibilità di mettere in pratica una serie di strategie e tentare di portarle a compimento, seppure molto lavoro andrà fatto ancora sul fronte della produzione per far sì che i progettisti possano attingere un repertorio di prodotti conformi ai CAM senza eccessive complessità legate alla definizione dei nuovi prezzi e all'utilizzo dei capitolati standard.